Nelle ultime ore, l'ex volto di Temptation Island Lino Giuliano ha sbugiardato pubblicamente l'ex fidanzata. Se nei giorni scorsi, i due ex protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, Lino Giuliano e Alessia Pascarella, dopo un acceso botta e risposta via social, sembravano aver deciso di porre fine agli scontri sul web, nelle ultime ore, qualcosa sembrerebbe essere cambiato. Il primo ad intervenire e a scagliarsi pubblicamente contro l'ex è stato Lino, il quale ha accusato Alessia di aver chiesto alle sue amiche di divietare ai fidanzati o ex di vedere e stare con lui. Addirittura siamo arrivati alla frutta. Dire alle fidanzate dei miei amici che non devono stare con me, ma a che siamo arrivati? Tutto ciò è finito. I rapporti fuori dal programma che possiamo avere noi fidanzati possono essere momenti belli e non dovrebbero condizionare tutto ciò che è stato fatto nel programma. Ma quanta cattiveria? Ma a che stiamo arrivando? Ma ancora a continuare a dire che io sono una brutta persona e sono cattivo? Penso che mi stiate conoscendo che persona sono. Sono esausto. Subito dopo è arrivata la replica della ragazza che ci ha tenuto a fare chiarezza sulla situazione smentendo ogni cosa e mostrando addirittura la foto della chat con le amiche. Temptation Island, Lino sbugiarda Alessia, ma non è finita qui. Lino Giuliano, sempre nelle ultime ore, dopo aver letto la risposta pubblica dell'ex fidanzata alle sue accuse, è nuovamente intervenuto sui social aggiungendo ulteriori dettagli sulla vicenda. Ecco che cosa ha dichiarato. Ah, non fatemi raccontare la settimana scorsa. Alessia, non accordarti con le ragazze su WhatsApp. Lo sai bene, mi hai anche chiamato, e mi ha chiamato anche Matteo a chiedermi scusa. Non fate i fenomeni. Non iniziamo per favore, dovreste chiedere solo scusa. Finiscila e non fare o yok re tre carte tu e loro, ormai le comandi a bacchetta, abbiamo capito. Ci sarà una nuova replica da parte di Alessia Pascarella? O la ragazza ha deciso di chiudere qui lo scontro social come già affermato nei giorni scorsi? Non ci resta che rimanere sintonizzati e attendere aggiornamenti al riguardo.